gli appalti, allora, il primo test è stato fatto, l'abbiamo fatto noi, una commissione, il Consiglio di Stato, adesso è nelle mani di tutti. È un testo che innova con molti punti, con la digitalizzazione delle procedure, appalti, e come oggi discuteremo, deve venire incontro alle esigenze delle imprese. Perché bisogna capire che l'interesse delle imprese che possano nella gestione dell'appalto avere delle compatibilità economiche corrette, avere un guadagno, anche non è che il guadagno fa schifo, il guadagno è una cosa importantissima e coincide con l'interesse pubblico. Che se la compatibilità economica delle imprese, quindi revisione prezzi, quindi anticipazioni, quindi pagamenti nei tempi corretti, senza andare nelle lungaggini alle quali sono abituati, coincide con l'interesse pubblico alla corretta, rapida ed efficiente realizzazione degli opere. Esattamente, certamente, la velocizzazione dei tempi espressamente prevista, anzi con tempi molto scansionati, con conseguenze anche sanzionatorie, disciplinari nei confronti dei funzionari. Dobbiamo anche capire un'altra cosa. Dobbiamo avere fiducia. Questa idea che nel mondo della materia degli appalti ci sia la corruzione è un'idea che deve essere espunta. La corruzione ci può stare dappertutto, ci può stare dappertutto. Il funzionario che gestisce una gara deve essere garantito, se in buona fede, non può essere sottoposto in continuazione alle vessazioni della Corte dei Conti, delle procure della Repubblica, non è possibile. Quindi la linea deve essere questa, una linea di fiducia nei confronti dell'amministrazione, di rispetto delle esigenze delle e certamente poi quando ci sono dei reati si devono colpire, questo occorre, ma per il resto occorre rispettare l'esigenza della correntezza della materia.